Giuseppe ha dimostrato di essere anche molto bravo. Prego Giuseppe, accomodati. So che prima di iniziare a giocare devi assolutamente salutare. Il presi ha detto se no io non vengo più in trasmissione perché è una tragedia. Quindi salutiamo il preside. E il nostro parroco Don Ugo. E per Bacco Don Ugo. Allora, se non dovesse conoscere una risposta ci pensa Friscia con la prova di recupero. Assolutamente sì, e come prova di recupero amici a casa ritorna per la vostra felicità il mini golf. Non ci credo, non ci credo, l'ho capito adesso, cioè il mini golf, quindi è il pullover sì, che non gli entra più perché si è... Piccolo di studio. Il maestro Mazza. Straordinario. Un applausissimo a voi la linea, ci vediamo dopo. Allora, attenzione Giuseppe, ovviamente ragioniamoci sopra, vuol dire domande sulla regione avversaria, in questo caso domande sulla regione Piemonte. Attenzione, prima domanda. Come sono chiamate le lavoratrici delle risaie vicino Vercelli? Mondine. Ovviamente le storiche famose mondine. Seconda domanda. Qual è la provincia più grande di tutto il Piemonte? Cuneo. Ma bravo maestro, è Cuneo, che è una provincia molto estesa. Al secondo posto c'è la provincia di Torino. Siamo alla terza domanda. Chi è in dialetto piemontese il frizutin? Il fritto. Il? Fritto. Fritto, no, il frizutin è il parrucchiere, il parrucchiere. Prova di recupero. Bellissimo, mini golf. Allora, sapete ormai le regole a memoria, tre tentativi per mandare la palla in buca. Parte Alberto, in caso non ce la facesse in tre tentativi, scenderà in campo la sua madrina, Ela Weber. Alberto, tre tentativi, rullo di tamburi, maestro Vecchioni, quando vuoi. Oh! Oh! Hai Alberto! Oh! Oh! Quasi! Nulla quasi. Di fatto, secondo tentativo per il nostro Alberto, ce la farà, non ce la farà? Ce la farà, oh! Ce la farà! Nulla di fatto, ultimo tentativo. Ultimo tentativo. Un attimo che togliamo le palline. Onde dai, evitare Alberto, problemi. Ce la fai. Ultimo tentativo, vai. Oh. Nulla sì. Non vale di rimbalzo, no, magari sarebbe troppo semplice Ela Weber. Ma tanto scenderà in campo Ela. Sull'applauso del nostro pubblico pagante. Attenzione. Ela, un tentativo, uno solo. Tu non tuffare, eh? Oh, e... Brava! Bravissima! Ela Weber! Incredibile! Fa recuperare la sua squadra, bravo! Incredibile, ma vero! Ela Weber ti ha salvato! Giuseppe, andiamo avanti, quindi nessun errore, come non fosse accaduto niente, andiamo avanti, domande sulla regione Piemonte. Siamo alla domanda numero 4, geografia questa, eh? Ai piedi di quale montagna nasce il fiume Po? Il Monviso. Bravo, il Monviso, nasce a Pian del Re, ai piedi del Monviso. Domanda numero 5. Come si chiama l'arcipelago situato nel Lago Maggiore? Le Isole Borromee. Ma bravo, andate a visitare, molto belle, l'Isola Madre, l'Isola Bella, l'Isola dei Pescatori, eccole lì, si mangia anche bene. Andiamo alla domanda numero 6. Cosa sono in dialetto piemontese le papusse? Quelle che forse chiamiamo le babucce. Cioè le pantofole, papusse. Prova di recupero! Arriva fino a qui, non va rima però... Ma scusa, il pullover che ho messo là per là, sai mia cara, mi arriva fino a qua. Quindi rifacciamola con la giusta rima. Vai! Vai! Il pullover. Bravo! Sai mia cara, ma arriva...
arriva fino qua. Straordinario, giusto, straordinario. Giusto, poesia giusto. Allo stato puro, vai. Grazie, conto mio. Alberto, tre tentativi per te. Ci ricovereranno tutti prima o poi un centro di igiene mentale. Pronti, pronti, pronti. Un tentativo. Oh, 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 no. Non c'è, ma attenzione, c'è un secondo tentativo. Il rullo di tamburi del maestro Vecchioni è il nostro. Oh, dai Alberto, ce la puoi fare. Dai, dai Alberto, attenzione. Sì. No, no, non c'è, non c'è, non c'è. Ultimo tentativo, ultimo tentativo, ultimo tentativo. Altrimenti scenderei in campo la mattina, la Weber ce la faccio. No! Oh! No, non ce l'ho fatta per un soffio. Applauso a Ela Weber. Assolutamente problema. Ela. La vedo un po' tessa, eh. Ela. È la volta buona, chi lo sa? Vediamo, vai. Vai, vai, vai. Attenzione! Madrina, purtroppo no, no. Per poco, per poco, però stiamo andando molto bene. Io non Giuseppe, ho fatto niente. Sei già alla domanda numero 7. Giuseppe rappresenta San Martino, Valle Caudina, provincia di Avellino e risponde domande sul Piemonte. Quale città appunto del Piemonte ha dato i natali a Vittorio Alfieri? Asti. Asti, esatto, nato ad Asti nel 1749. Domanda numero 8. Quale traforo collega il Piemonte con la Svizzera? Il San Gottardo. No! La Svizzera è il traforo del Sempione. Va su su fin su. Niente da fare! Prova di recupero! Il pullover che mi hai dato tu. E mia guala, mi fatti festo qui. Non c'è, ma la stiamo trovando. Siamo vicini, va bene, va siamo bene. Siamo trovando. Alberto! Alberto! Cosa fai ancora lì? Il tuo posto è qui. Alberto, tre tentativi. Primo, vai! Vai, 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 vai! Attenzione, c'è! No! Più piano, la direzione era più piano, giusta, Alberto. Però era forte il tiro. Attenzione, attenzione. Secondo tentativo, vai! Oh! Oh! Sempre di un soffio, di un soffio. Forse bisogna fare. Oh! Più forte! Oh! È un animatore di laggio. Oh! No! Ma chi c'è? C'è Ela Weber! Bravissima! Ela! Ela, attenzione! Aspetta, aspetta, aspetta che togliamo la pallina da qui. Anche questa, quando vuoi. Aiella! Oh! C'è! 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 E la c'è! Complimenti! Complimenti a Ela Weber, che salva ancora una volta Giuseppe. E quindi siamo già alla domanda numero 9, alla penultima domanda di questo percorso. Attenzione! Cos'è in dialetto piemontese un buric? Buric è una salsa. Una salsa, sì. No, pensa che è molto simile allo spagnolo. Un burrico, dicono in Spagna, è l'asinello, è il burrico, è il buric. Prova di recupero. Il pullover che fai dato tu, sa via cara, non me lo metto più. Ah, proprio scelta radicale. Va bene, non se maestro, lo mette. Perfetto. Non se lo mette. Abbiamo tolto il problema alla radice. Attenzione. Alberto, sai quello che devi fare? Vai. Oh! Primo te. Dobbiamo farci sentire di più, ragazzi, di più. Fate un urlo. No! Ultimo tentativo. Ce la farà, non ce la farà, lo sapremo fra un attimo. Vai, 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 vai. No, no, Alberto, purtroppo no, ma c'è Ela Weber! Già due volte ha salvato, eh! Ela, non devo dirti niente.